No, è stata una partita equilibrata, secondo me potevamo vincerla. E siamo andati comunque in un campo difficile. Loro mi sembra che prima della nostra partita avessero subito 4-5 gol in casa, quindi una difesa ben organizzata. Eravamo riusciti a sbloccarla, forse per la prima volta nell'anno avevamo trovato un po' di fortuna con il gol, però purtroppo poi ci ha dato da una parte e 5 minuti dopo ci ha subito rilevato. Quindi, però è un punto che comunque fa morale perché siamo vivi e abbiamo fatto, secondo me, una buona prestazione in un campo ostico in questo momento. Da un mese e mezzo a questa parte il Catanzaro subisce molti gol in meno, concede molte meno occasioni, la difesa è aggiustata, tu stai giocando in pianta stabile, adesso forse potrai incominciare a farlo un po' di meno perché con il rientro di Patti, sabato, l'arrivo di Sirri c'è più gente a disposizione. Comunque come ti stai trovando e che cosa è cambiato in questo periodo positivo, soprattutto per la difesa? Vabbè, io penso che stiamo trovando la nostra quadratura, quella che magari a inizio anno non riuscivamo a trovare. Io mi sono trovato sia a giocare a destra, sia a giocare al centro, sia a giocare a tre. E dico sinceramente che centrare a 4 e centrare a 3 mi trovo più a mio agio, però non c'è problema a fare anche il terzino. E è vero che subiamo molto meno, lo dicono i numeri, lo dicono le partite. E secondo me abbiamo trovato una quadratura giusta dietro e la competizione nei ruoli può solo che far migliorare il gruppo e la squadra. Adesso arriva una partita importante come quella di Lecce, hai detto tu, si è trovato un po' una compattezza dietro. Può essere questo un esame importante anche per la difesa, perché quello Certo. di Lecce è ovviamente uno degli attacchi più forti del Certo. campionato. Sarà. Sì, sarà sì, certamente, perché ovviamente sarà una partita completamente diversa da quella di domenica scorsa e avremo la nostra, diciamo, prova del 9 con una partita così importante, ma sono sicuro che faremo bene come stiamo facendo da un mese e mezzo a questa parte. A cosa attribuisci questo cambio da un mese e mezzo a questa parte? Cosa è scattato per Vabbè. cambiare? Questo non ti so dare una risposta concreta, però sicuramente anche l'arrivo del mister ha influito su questa nostra crescita, sicuramente. Poi ti ripeto, forse un motivo concreto non c'è, però È un fattore. sì. Bene, grazie. Grazie a voi.